Allora, Marsala negli anni 50 e 60 con i suoi... Marsala negli anni... forse un po' meglio. Marsala negli anni 50 e 60 con i suoi colori, odori, sapori, la sua campagna fatta di vigne e sudore, gli oggetti antichi, la quarara, la gebbia. Il Baglio che sembra guardare le Egadi circondato da mura altissime, con il portone di legno e il piazzale con il pavimento in ciottoli, le abitazioni dei contadini accanto a quella del proprietario, la cappella per la messa domenicale, la vita che scorre armonica attorno al Baglio fino a quando irrompono la brutalità, la sopraffazione, la violenza. E questo, diciamo, lo scenario, l'ambientazione in cui si svolge il romanzo Mai più Veronica di Massimo Licari e Francesco Billeici. Allora, io inizierei presentando i due autori, che sono ambedue degli artisti che possiamo definire poliedrici, quantomeno, con un grande talento, una grande creatività, che soprattutto prediligono scrivere su tematiche di impegno sociale e civile. Francesco Billeici è un personaggio invece che possiamo definire vulcanico, poeta, scrittore, editore, ha pubblicato diverse raccolte di poesie, ha scritto testi per il teatro, romanzi, ha realizzato anche lui un cortometraggio dedicato al bullismo, se non vado errato, che si intitola Comeback, no al bullismo. E per la sua attività artistico-letteraria ha ottenuto numerosissimi riconoscimenti su tutto il territorio nazionale. E attualmente organizza diversi eventi culturali insieme al poeta Antonio Barracato. E allora, per analizzare questo romanzo, io partirei dalla brillante introduzione che ha fatto lo scrittore Fabio Croce. E Fabio Croce scrive del libro come di un'opera dai forti contenuti emotivi. Un'opera ricca di immagini narrative che scorrono nella mente del lettore come sequenze cinematografiche. L'opera creativa di tanti scrittori siciliani. Pensiamo a Verga, a Pirandello, Tommasi di Lampedusa, Sciascia, Camilleri. E a tale humus attingono anche a piene mani, nella narrazione della storia di Maria, anche Licari e Billeici. È un romanzo che è stato scritto a quattro mani, però diciamo leggendolo, la prima cosa che si nota, si avverte fra i due scrittori una tale sintonia, una tale concordanza, che al lettore sembra quasi che l'autore sia soltanto uno. Questo perché accade? Perché secondo me loro due condividono, oltre ad una straordinaria sensibilità artistica, la stessa visione del mondo, la capacità di raccontare emozionandosi ed emozionando, una grande passione civile e un grande amore per le tradizioni della propria terra. E ne risulta un romanzo interessante, avvincente, scritto in un linguaggio asciutto ed essenziale, che appare con un ritmo, manifesta un ritmo incalzante. E riesce sempre a tenere desta l'attenzione del lettore e la sua curiosità. E soprattutto affronta con grande serietà il tema scottante, spinoso, purtroppo sempre d'attualità, come ha sottolineato Chiara Putaggio, della violenza sessuale. E questo risultato è ottenuto attraverso una gestione sapiente della trama e dei personaggi. La trama non segue uno sviluppo lineare. Cioè non andiamo linearmente dall'inizio alla fine della storia, ma è articolata attraverso un gioco di rimandi che dal presente ci conduce al passato e poi dal passato ci riporta al presente, dipanando così il filo delle emozioni e dei ricordi della protagonista. La scelta, poi abbiamo un'altra scelta importante, che è quella del narratore interno, cioè il racconto viene fatto in prima persona. Questo fa sì che si inneschi un processo di immedesimazione degli autori nel personaggio principale, di cui assumono il punto di vista, e coinvolgendo peraltro in tale processo anche il lettore, che viene indotto a solidarizzare con lei.
Questa scelta testimonia la volontà dei due scrittori di non apparire neutrali di fronte al tema trattato, ma anzi la volontà precisa di schierarsi apertamente dalla parte della protagonista. E poi vediamo, per esempio, questo dipende anche dalle esperienze teatrali che entrambi hanno avuto, i personaggi entrano in scena sempre al momento giusto, anche quelli secondari, e sono sempre, entrano in modo funzionale allo svolgimento della trama. Le loro relazioni risultano credibili e realistiche, e soprattutto abbiamo un'altra cosa, che i dialoghi, le parti, diciamo, virgolettate, sono quasi sempre in dialetto siciliano. E ciò si rivela una scelta azzeccata, in quanto contribuisce non poco ad una fedele ricostruzione dell'ambiente e del contesto storico-sociale. E l'opera, sebbene, diciamo, abbia una prevalenza di sequenze narrative rispetto a quelle descrittive, risulta anche abbastanza precisa e dettagliata quando si sofferma sulle tradizioni dell'epoca e ci fa così rivivere un passato del quale, sotto certi aspetti, avvertiamo quasi un senso di nostalgia. Accanto a Maria, che nella parte iniziale conosciamo come adolescente e poi ritroviamo adulta nella parte finale, ci viene proposta una galleria di personaggi davvero ricca, personaggi tutti ben delineati e costruiti, la cui caratterizzazione è soprattutto psicologica e si realizza principalmente attraverso il racconto dei loro comportamenti e delle loro azioni. E quindi abbiamo Giuseppe, il padre di Maria, gli zii, Vanni, il ragazzo di cui Maria si innamora, Tanino, il violentatore, che è figlio del boss Don Mariano, Marco, l'amico omosessuale, Germana, l'amica zoppa, che avrà un importante ruolo nello sviluppo della trama nella seconda parte del romanzo, il marito Johnny, la figlia dodicenne Angela, alla quale Maria racconta tutta la propria storia. Il romanzo, come abbiamo detto, ci descrive la Marsala degli anni 50 e degli anni 60 e ce la descrive anche negli aspetti rituali, ad esempio come potrebbe essere la cerimonia del fidanzamento cosiddetto ufficiale, con le famiglie dei due fidanzati che fanno la reciproca conoscenza e benedicono congiuntamente la relazione fra i due innamorati, oppure la festa di fine vendemmia che vede coinvolti tutti, proprietario e braccianti, nel celebrare un evento che ci si augura sia foriero di prosperità per tutti. Un momento di gioia condivisa, di riposo collettivo dopo le fatiche e il sudore che la raccolta dell'uva ha comportato per lunghe settimane nei campi. Viene descritta quindi una società dove tutto sembra svolgersi secondo ritmi quasi musicali, ritmi dettati dalle vicende della natura e scanditi nella narrazione dalle canzoni di Sergio Endrigo. Per il quale insomma credo che i due autori devono avere una particolare predilezione, che io tra l'altro condivido, perché secondo me è uno dei cantautori più sottovalutati della storia della canzone italiana, e che ha lasciato invece è un'autentica perla. Quindi se va a realizzare un film, la colonna sonora è pronta. E quindi è una società addirittura dove perfino le differenze di ceto sociale e di ricchezza sembrano passare in secondo piano, perché tutti quanti, padroni e contadini, faticano sotto lo stesso sole e sotto la stessa pioggia, nutrono lo stesso amore per la terra a cui sono legati la prosperità e il destino sia degli uni che degli altri. Ma allo stesso tempo però ci viene raccontato un mondo arcaico, immerso nella superstizione, nel pregiudizio e soprattutto sul quale aleggia la violenza mafiosa, che vediamo rappresentata dal personaggio del boss Don Mariano, che organizza dei summit all'interno di un casolare abbandonata. Il personaggio di Maria è un personaggio che affascina tantissimo. Maria è un adolescente che ha dentro di sé dei valori importanti, crede nell'amore, nell'amicizia, nella solidarietà e soprattutto in relazione all'epoca in cui vive mostra una mentalità piuttosto aperta che le consente di coltivare una bellissima amicizia con Marco. Marco è un ragazzo omosessuale, emarginato dal contesto sociale, preso in giro dai coetanei e alla fine perfino ripudiato dalla madre, che considera la sua omosessualità una sorta di malattia. Maria è bella,
e una pupilla azzuccarata la definisce il padre, ha i capelli lucenti come l'oro, è intelligente, sensibile, serena, e è riuscita a superare, grazie all'amore del padre, all'affetto degli zii, il trauma per la perdita della madre quando era ancora una bambina. Ovviamente vive, essendo un adolescente, vive le pulsioni della sua età e sente il suo cuore cominciare a battere per Vanni, figlio di un bracciante che lavora alle dipendenze del padre. Come tutte le adolescenti, Maria sogna. E allora, tra i suoi sogni, oltre a quello di sposare il suo innamorato Vanni, di formare una famiglia con lui, di avere dei figli, c'è anche un sogno particolare che è legato alla processione del Giovedì Santo. Allora, è quello di indossare l'abito della Veronica. E questo era un onore che all'epoca veniva riservato alle ragazze appartenenti alle famiglie più in vista della città. E quindi lei attende con ansia e trepidazione il giorno in cui potrà indossare il vestito, sfilare come una principessa per le vie della città, con i capelli raccolti nella nuca, con il rossetto sulle labbra, e tutti potranno ammirarla mentre indossa quel meraviglioso costume. Purtroppo però per lei le cose andranno diversamente, e l'abito a un certo punto verrà gettato a terra con rabbia da Maria dopo lo stupro, e Maria non avrà la possibilità di indossare l'abito neppure una volta. E da lì nasce il titolo del romanzo, che è il grido disperato di Maria, mai più Veronica. Quindi i suoi sogni, il suo progetto di vita dopo lo stupro vanno in frantumi, insieme ai suoi sogni crolla tutto il suo mondo. E allora, il racconto della violenza è un racconto davvero toccante. Soprattutto io ho trovato piuttosto desolante, straziante, l'immagine dell'adolescente che è ferita e umiliata, con le ginocchia, viene descritta con le ginocchia rannicchiate, si copre con una coperta come a proteggersi dalla violenza e dall'orrore. Poi abbiamo il momento della partenza per l'America, lei è obbligata a partire per l'America, e viene raccontato questo momento della partenza per l'America attraverso un monologo, un bellissimo monologo in versi, che forse dal punto di vista letterario rappresenta il momento più alto dell'intero romanzo. Il monologo infatti ci descrive in maniera magistrale i pensieri e il travaglio interiore di Maria mentre, con la testa appoggiata al finestrino dell'auto, viene accompagnata dal padre in aeroporto. E secondo me questo è un brano che meriterebbe di essere letto nelle scuole. Perché? Perché non solo ci fa comprendere fino in fondo le sofferenze, le ferite che lascia sia nel corpo che nell'anima uno stupro, ma nello stesso tempo è una potente requisitoria contro la paura e l'omertà, un invito anche disperato, che inespresso, che rimane inespresso perché confinato nei pensieri di Maria, l'invito ad abbattere il muro dell'omertà e del silenzio. Nel monologo vediamo consumarsi pure drammaticamente il rapporto con il padre, consumarsi la rottura del rapporto con il padre, che per lei era stato fino ad allora un punto di riferimento e l'aveva fatta sentire al sicuro fra le sue braccia, e che adesso invece l'abbandonava per sempre, quasi come un pacco, voltandole le spalle, girandosi dall'altra parte con gli occhi gonfi di lacrime. Allora, poi faccio un salto e andiamo alla seconda parte del romanzo, dove diciamo così viene ribaltato un po' tutto. E abbiamo nella seconda parte del romanzo il ritorno di Maria a Marsala a seguito della morte del padre, e naturalmente sono passati 20 anni. Maria trova una Marsala radicalmente cambiata sia nell'aspetto esterno, perché trova case ristrutturate, strade asfaltate, ristoranti, bar, panifici, tabacchi, non più cavalli con il carretto ma macchine. Ma il cambiamento vero non risiede
risiede, dico, il cambiamento vero risiede nel fatto che comincia a maturare una nuova coscienza civile, cioè la voglia di rialzare la testa di fronte alla violenza e al malaffare. E il personaggio simbolo di questa riscossa, di questa che possiamo chiamare una riscossa, è quello di Germana. Germana, che abbiamo conosciuto nella prima parte come la ragazzina zoppa che viene presa in giro dai coetanei e che quindi non è in grado di camminare da sola, Germana si trasforma in una specie di eroina nella seconda parte. E ha fatto arrestare addirittura Don Mariano e Tanino con le sue denunce, ha reso giustizia alla sua amica in qualche modo, ha studiato, è diventato un prefetto e combatte con grande forza e coraggio contro lo strapotere dei mafiosi. Così Germana in questo modo assurge a una metafora, a metafora di una Sicilia che da fragile e claudicante, preda della paura e dell'omertà, nel momento in cui inizia a prendere coscienza della necessità di abbattere il muro del silenzio e della passiva accettazione, diventa in grado di camminare con le proprie gambe, riappropriandosi della propria libertà e della propria autodeterminazione. Ma anche Maria, in questa seconda parte, non è più la ragazza fragile e vulnerabile che ha lasciato Marsala 20 anni prima. È ormai una donna adulta e consapevole che riuscirà a fare i conti, con il proprio passato, ad affrontarlo soprattutto senza più nessuna paura, e troverà soprattutto in sé, dentro di sé, la forza di perdonare il padre. E sarà in grado anche di compiere una scelta coraggiosa e difficile al momento di decidere cosa fare dei beni che le ha lasciato il padre, in particolare del vaglio. E a questo punto abbiamo un altro bellissimo monologo che a me è piaciuto tantissimo, che è quello intitolato Fogli sparsi, sempre in dialetto siciliano, dove praticamente vediamo il padre che sembra rispondere a distanza ai pensieri della figlia e finisce con l'usare addirittura le stesse parole, gli stessi termini che aveva usato la figlia, in una sorta quasi di magica corrispondenza, e quindi le chiede perdono, ammette il suo tragico errore e soprattutto le racconta la via crucis che ha vissuto dopo la sua partenza per l'America. Perché poi vediamo nella vicenda che il padre si è un po' lasciato andare, ha cominciato a bere, fino a quando poi... sto svelando forse un po' troppe cose. Sì. Stiamo dicendo forse un po' troppe cose. Forse infatti sì. È un altro libro. Quindi, Mai più Veronica, in definitiva, è un romanzo bellissimo di cui non si può consigliare la lettura, che affascina sia per la bellezza degli scenari, sia perché ci trasmette un messaggio di speranza, facendoci comprendere che è possibile efficacemente combattere contro la violenza e la barbarie e che ciò dipende in gran parte dalla nostra volontà. È un romanzo comunque che sfugge ad ogni tentativo di catalogazione in un genere letterario, perché per certi versi può essere considerato un romanzo storico perché ricostruisce la Marsala degli anni 50 e 60, e può essere anche un romanzo di denuncia sociale perché parla di stupro, di violenza, eccetera, ma è anche un romanzo di formazione, perché vediamo il passaggio di Maria da adolescente a persona, insomma, adulta. E questo passaggio che, come avviene spesso, viene segnato dall'esperienza del dolore e della sofferenza. Allora, siccome ha prodotto. Sì, okay. Spero che sia gradito quello che poi ha prodotto. Allora, siccome vi diletto a ti ha ispirato a scrivere una poesia. Vi tormento con questa mia poesia per... E allora, la poesia, sono stato poco fantasioso, ha il titolo Mai più Veronica. E allora, mai più Veronica, mai più le preghiere in canonica, mai più le lacrime degli oppressi, mai più i tuoi silenzi inespressi.
mai più il tuo vestito e la parte, mai più il tuo dolore in disparte, mai più veder le fiere principesse, mai più ascoltare le grida represse, mai più la pioggia mesta che cade, mai più la cieca violenza sulle strade, mai più i sogni e i desideri, mai più i loro cattivi pensieri, mai più il tuo possibile domani, mai più le sue carezzevoli mani, mai più il dolce baglio maestoso, mai più le vendemmie, il clima festoso, mai più l'amore e l'amicizia, mai più i giorni della tua letizia, mai più la soave vita armonica, mai più Veronica. Mai più Veronica, risuona il grido, naviga nell'Atlantico, una comparsa di Baricco annuncia l'America. Mai più Veronica, il dolore di Lania percorre il tempo, le sue strade brevi e veloci, gli anni 50, i 60, su una vecchia 600 senza motore, alimentata solo dal vento dell'orrore. Buonasera a tutti. Quindi che posso dire degli autori? Francesco Billeci, poeta e scrittore, lui si definisce un contastorie. Io, che l'ho esaminato meglio, posso dire che è un validissimo narratore. Infatti, sia nella sua narrativa che nella sua poesia, esce fuori quella sua energia narrante di profondi e grandi contenuti, a tratti drammatici, altre volte delicati, ma sicuramente frutto di una forza impetuosa del suo carattere e della sua anima. Billeci non è un tipo che si ferma, è un autore in profondo divenire. Sa incuriosirci, sorprenderci nel esporre i fatti che spesso appartengono al passato, ma che sa in maniera sapiente rendere immortali con i suoi versi e con le sue parole. Francesco Billeci scrive sia in italiano che in vernacolo, ma preferisce l'uso del vernacolo per la sua forza e per la sua ricchezza di vocaboli pregnanti. Infatti, nelle sue opere, alcuni dettagli non possono essere sostituiti dall'italiano, perché è impetuoso con le parole siciliane che riesce a descrivere i fatti, per cui perderebbe molto a fare una trasposizione in lingua italiana quando deve comunicare un messaggio forte, perché il siciliano ha questa grande capacità di far toccare veramente i cuori della gente. Quindi un personaggio irrequieto che non si ferma mai, non a caso recentemente ha creato una trasposizione in lingua vernacolare dell'Odissea, che adesso avrà una pubblicazione, però non sveliamo tutto. Lui, un po' come Ulisse, amante della conoscenza e del mistero in tutto ciò che è cultura, incarna il verso dantesco, appunto fatti non foste a vivere come bruti, ma per servire virtute e conoscenza. Quindi, questo è Billeci. Billeci è una forza rigeneratrice, una turbina che mai si ferma. Ho il piacere di collaborare con lui perché abbiamo questa similitudine. Noi siamo due forze narranti che non ci fermiamo mai. Forse manco la notte. Comunque, detto questo, parliamo invece dell'amico Licari. Posso dire questo, che per me è un grande lavoro, è un romanzo drammatico che tratta sicuramente di un tema a noi non sconosciuto: la storia di uno stupro subito passivamente da una giovane donna e della sua famiglia, collocato in un periodo storico dove questo succedeva spesso, ma spesso veniva celato anche a livello familiare, perché le logiche di questa violenza erano vergogna, erano affronto per la società, quindi andavano assolutamente sedate, perché la Sicilia era questa, anche perché denunciare, le forze dell'ordine non potevano offrire delle garanzie
per questa crescita, per questo cambiamento, ancora era prematuro, perché il fenomeno mafioso era proprio come una tela costruita con le persone che abitavano nella Sicilia. Oggi, se lo raccontiamo ai nostri ragazzi, non ci credono, perché hanno una visione diversa, sono andati a scuola, ma in un periodo storico dove la cultura prendeva piede, ma ci volevano ancora 10-20 anni per questo essere radicato, quindi l'omertà cuciva la bocca, ma non solo per vigliaccheria, perché poi a un certo punto il padre si porta dietro questo dramma di non essere stato capace di difendere la figlia e di riscattarla, e questo lo tormenterà per tutta la vita e se ne farà una colpa. Viviamo in una Sicilia ben ricca di pregiudizi, dove si mormora alle spalle, guardando dietro la finestra. Il film della vita scorre nelle strade, nelle piazze, ma gli acuti osservatori non fanno parte della scena, sono dietro le quinte, facilmente a giudicare gli altri, trascurando la drammaticità dell'evento che incarnano questi personaggi. Un ciclo quasi dei vinti, verghiano, che distrugge le personalità e distrugge tanto di quello che è la Sicilia. Però è quella la logica. E la paura è più forte di ciò che è il divenire di questa società. Fortunatamente Veronica incarna la società che sta crescendo. E quindi Veronica si riscatta da sola, ha quella forza impetuosa di reagire a queste logiche orribili legate ai signorotti, ai picciotti, che sono coperte alle spalle da questo fenomeno direi mafioso delinquenziale, che li rende arroganti in ogni loro azione, perché a volte non si stuprava una donna per il piacere di farlo, ma per distruggere, dissacrare una famiglia o l'essenza dell'umanità che aveva una donna. Oggi vediamo la cosa da un'altra angolazione: la donna si è riscattata, la donna lavora, e esistono molti stupri perché l'uomo di una certa cultura non accetta che la donna si sia riscattata, non accetta che la donna lavori e sia inserita in un ciclo produttivo che a volte anche in maniera più degna di un uomo, perché siamo a volte, costruiamo delle barriere senza che ci siano. Quindi l'uomo castiga la donna già a priori, senza vedere i suoi contenuti intimistici, che sono elevati, perché la sensibilità che riesce a trasmettere una donna, diciamo, sono diverse da un uomo. Per cui dico, i miei cari amici sono stati bravissimi a fare quest'opera, perché hanno raccontato uno spaccato di sicilianità molto importante, che non è giusto che vada dimenticato, perché la storia di oggi si costruisce su questo passato, il passato di una Sicilia orribile. Oggi la sta riscattando, ci vuole tempo chiaramente, però dico, senza queste persone che scrivono queste cose, ovviamente non abbiamo dove andare. Come Tomasi di Lampedusa parlò di una Sicilia legata alla baronia che si riscattava, che poi il riscatto non lo so se è veramente avvenuto, però dico, il tentativo di questi autori nel parlare di questa ragazza è encomiabile, perché sicuramente vogliono mettere a nudo le difficoltà sociali di un periodo storico, sociologiche, che oggi fortunatamente si stanno superando. Quindi veramente egregia la loro opera, che ha avuto veramente diciamo una bella idea, che fra l'altro è stata già realizzata in opera cinematografica, ma secondo me per la valenza dei contenuti meriterebbe una fiction, e quindi spalmata nel tempo, dove si possono ancora di più evidenziare i personaggi che hanno una loro configurazione importante, perché ogni personaggio di questo libro rappresenta un pezzo di Sicilia che fa parte anche della nostra storia oscura. Non voglio più dilungarmi, perché ci sarebbe da parlare molto. Voglio semplicemente dire questo,
che è una cosa che mi ha colpito di questo libro, è stato quello che scrive il padre, che poi muore e lo lascia alla figlia, dove dice questo: e le parole sono una scultura, perché ve le leggo, sono brevissime. Perdonami Maria, se mi dispisavi di tia con una faccia di cemento. Cioè il padre che si vede come una faccia di cemento, non di carne umana, appunto perché di ghiaccio come un muro. E poi la via a denunziare, e poi abballava con tia contento, con la musica che suonava, e cancellava ogni tormento. Perdonami figlia mia, se te lasciai all'aeroporto non momento, perché in un momento ha cancellato la vita a modo suo per fare riscattare la figlia, però questo dramma se lo porterà dietro per la vita. Grazie.